In Italia aumentano le disuguaglianze. Tra il 2021 e il 2022 il 20% più povero ha dimezzato la sua quota di patrimonio, mentre il 10% più ricco mantiene la sua fetta più sostanziosa rispetto al 2020, 68,9%. È quanto emerge dai dati del rapporto Oxfam, organizzazione impegnata nella lotta alle disuguaglianze, in occasione del World Economic Forum di Davos. Il patrimonio netto dell'1% più ricco è oltre 84 volte superiore alla ricchezza detenuta complessivamente dal 20% più povero della popolazione italiana. Dall'inizio della pandemia fino al mese di novembre 2023, il numero dei miliardari italiani è aumentato di 27 unità, passando da 36 a 63. E il valore dei patrimoni miliardari è cresciuto in termini reali di oltre 68 miliardi di dollari, pari al 46%. Nel corso del 2023 è aumentato sensibilmente anche il numero dei multimilionari italiani. L'insieme dei titolari di patrimoni finanziari superiori a 5 milioni di dollari ha visto 11.830 nuovi ingressi su base annua. Il valore complessivo dei loro asset è lievitato nel corso dell'anno passato di 178 miliardi di dollari in termini reali. Export e import in calo a novembre. L'Istat stima una riduzione rispetto al mese precedente per entrambi i flussi commerciali con l'estero, più marcata per le esportazioni che per le importazioni. La discesa, diffusa nelle aree UE ed extra UE, riguarda quasi tutti i raggruppamenti principali di industrie ed è per metà spiegata dalla contrazione delle vendite di beni intermedi, dinamica stazionaria nella media degli ultimi tre mesi. Su base annua, l'export cala sia in valore sia in volume. La flessione investe in misura più intensa l'area UE e coinvolge tutti i principali settori, a eccezione di autoveicoli, macchinari e alimentari. L'import mostra una lieve attenuazione della dinamica negativa in atto da marzo 2023. La stima del saldo commerciale è pari a più 3,8 miliardi, in crescita. Aumentano i fondi del bando Easy Agricoltura di INAIL, destinati alle micro e piccole imprese agricole per l'ammodernamento del parco meccanico. Si passa da 35 a 90 milioni per l'acquisto di mezzi più sicuri, risorse che sono affiancate anche dai 400 milioni del PNRR, dedicate ai macchinari agricoli, e ai 225 milioni del fondo innovazione che il Ministero ha scelto di investire sempre in questo settore. Grazie allo strumento di finanziamento Easy, le risorse stanziate per il settore, che registrano un incremento di 55 milioni, serviranno per promuovere e valorizzare l'impegno di aziende virtuose che puntano sulla sicurezza e salute dei lavoratori, non limitandosi agli adempimenti di legge. Il ministro dell'Agricoltura, Francesco Lollobrigida, sottolinea che in agricoltura i morti sul lavoro sono sempre troppi. Per questo è importante modernizzare, aumentare la produzione, migliorare la qualità della vita degli agricoltori e uno dei primi pilastri è renderla più sicura. Non ci devono essere più morti né incidenti sul lavoro dovuti alla mancanza di fondi per sostenere la garanzia di strumenti che limitino totalmente gli incidenti, chiarisce Lollobrigida. L'economia italiana subirà un colpo di freno nel 2024 per poi accelerare nell'anno successivo. L'inflazione avrà nello stesso periodo un percorso decisamente più benigno rispetto ai picchi visti nell'ultimo biennio. È quanto emerge dalle stime economiche aggiornate di Banca d'Italia per il triennio 2023-2026. Il quadro macro considera la manovra di bilancio 2024-2026 e l'utilizzo dei fondi europei del programma Next Generation EU, basandosi su PNRR. Per contro, l'analisi prospetta, a causa del rialzo dei tassi, un irrigidimento delle condizioni monetarie e creditizie.